Eccoci qua, eccoci, il filo arriva qua, grazie. Sentite tutti là in fondo, ragazzi? Si sente? Alzate la mano. Ok, grazie a tutti e a tutte di essere venuti e venute. E ragazzi e ragazze che hanno sistemato la sala qua per l'assemblea. Sarà una cosa molto veloce perché vi voglio solo spiegare insomma il programma e le decisioni delle nostre riunioni. Abbiamo fatto tante riunioni, c'era insomma Giorgio, la Maria Francesca, Francesco Maria, insomma tutti quanti del consiglio qua direttivo del gruppo. Quest'anno facciamo questo simpatico, cioè bellissimo, cioè insomma Cineforum, in cui il tema è... Ah sì, è l'inclusione sociale. Abbiamo lavorato con le associazioni, tutte quante, tipo quella Amici dei Bambini Poverini, la parrocchia, e anche col comune, praticamente ci ha dato una mano anche l'assessora, insomma la signora Martini, la signora Martini, la conosciamo tutti, lei ci ha dato dei soldi, ecco, perché insomma comunque i soldi servono. Abbiamo lavorato per l'inclusione di tante categorie sociali, per esempio LGBTQ+, è giusto. Poi alti, magri, grassi, belli, brutti, insomma quelli possono venire tutti, c'è un film per loro proprio. Immigrati e emigrati, emigrate anche, cioè donne, bambini e bambine, cioè insomma tutti i colori del mondo. Quest'anno abbiamo anche aggiunto il blu, perché blu, vero Giorgio, il blu quest'anno va tanto anche fra gli immigrati comunque, insomma. E poi abbiamo fatto soprattutto è anche un film per quelli che mangiano anche la carne, gli onnivori cosiddetti, capito? Lo so, però ci hanno detto che anche quella lì è inclusione. Adesso io non so, però insomma più che altro il marito della Martini, e lui fa le grigliate e ci ha detto che se no non sarebbe venuto e magari dava un dispiacere, insomma, cioè non ci dava i soldi poi alla fine, capito? Questa è la questione. Per cui il Cineforum è questo, è proprio bello, sull'inclusione di tutti. Ovviamente disposizioni ministeriali, tutti possono venire come vogliono, con la bicicletta è meglio, però insomma anche quelli che hanno il diesel Euro Zero... insomma quest'anno è il PNRR, ma insomma vedremo l'anno prossimo con la transizione ecologica. E poi la mascherina ovviamente e il Green Pass. Ok ragazzi, se non ci sono più domande, c'è qualcuno con la mano alzata? Ecco, sì. Gian Giulio, vieni pure. Sì. Ecco, buonasera te, credi Maria, ciao caro, buonasera. Buonasera a tutti, tutte, signori, signore. Buonasera, allora, no, abbi pazienza Tancredi Maria, io mi sto ponendo la domanda, allora no, volevo chiederti se appunto non è che con il Green Pass qualcuno si senta escluso o escludiamo qualcuno? Ma in che senso, scusa? No, ma perché sai, metti conto, no? mi chiedevo che se qualcuno un domani non l'avrà o non riuscirà e non potrà entrare, come faremo? Come farà? Ma Dio, noi qui ce l'abbiamo, ce l'avete tutti, no? Cioè, sì, io non ho mai pensato, ma noi ce l'abbiamo tutti. Ho capito, però sai, per esempio, ci sono, io ho mia cugina... mia cugina Vittoria, ormai è sicuro che non ce l'ha. Lei non ce l'ha. No, ormai guarda, ci ho parlato anche con lo zio. Il resto la conosce anche Vittoria? Sì, cioè, l'hai conosciuta 4 giorni fa, ci hai bevuto al bar. È vero, l'ho vista, ma mi sembrava normale vederla così. Ho capito, però non vorrei che fosse, che magari è una forma di discrimine nei confronti di... che viene un po'... si sente, sai, un po' triste, un po' esclusa. Oddio, io non c'ho mai... non so, Giorgio, te che fai queste robe qua, l'avvocato? Magari lui ne sa. Come mai c'è questa roba? Cioè, nel senso, cosa serve? No, così? Ma cosa serve allora Green Pass? Giorgio, cosa... cioè, io non... No, chiedo, ma sbaglio, ma chiedo. I morti? Sì, per quello. Sono stati i morti? Per i morti? Sì. Vabbè, allora di fronte ai morti, ragazzi, io è non posso... È colpa dei morti, ragazzi, non possiamo farci niente. Non posso aggiungere nulla, perché avevo questa cosa qua, sai, in testa. Purtroppo, cosa vuoi fare?